AMD è pronta a tornare alla carica. Il lancio di Intel ha lasciato un bel po' di dubbi e Asus ci regala letteralmente frequenze gratis sulle RAM. Queste e altre notizie nel nuovo episodio di More Than News. Metto le mani avanti, ragazzi. Per il discorso di Intel faremo soltanto un brevissimo recap. Se volete ho dedicato un video di ben 25 minuti alla nuova generazione in cui vi spiego ogni singolo aspetto, novità e cose che hanno presentato, ma soprattutto mi lamento tanto di altri invece punti che secondo me sono particolarmente dubbi. Quindi direi di iniziare proprio da quella parte, ma in generale vi ricordo che c'è proprio un video dedicato all'argomento uscito qualche giorno fa. Il nuovo lancio di Arrow Lake è stato accolto in maniera molto tiepida, se non anche strettamente negativa, dai recensori. Avrete appunto probabilmente visto il mio contenuto e la cosa è che fondamentalmente Intel non si è distaccata più di tanto dalla generazione precedente in termini prestazionali, almeno per quello che concerne l'ambito del gaming, mentre consumi e temperature sono migliorate nettamente. Abbiamo per esempio qui un Gamers Nexus. Allora, devo essere onesto, all'estero i titoli sono abbastanza neutrali, nel senso che si sono contenuti molto e hanno fatto principalmente giornalismo, ma comunque in generale all'interno dei contenuti viene espresso esplicitamente molto risentimento nei confronti di Intel, che ha per l'ennesima volta sfornato le prestazioni del 14900K e della generazione 14000 adiacente per il resto della lineup. Consumi e temperature sono importantissimi Intel, ma solo nel momento in cui non parti già da una situazione molto scabrosa o comunque la tua concorrenza non ha un cannone, una bomba a mano letterale pronta a essere rilasciata nella prima parte del 2025, e a quello ci arriviamo tra poco. Sempre parlando di Intel, c'è un'altra notizia molto particolare, ovvero che il patrimonio personale di Jensen Huang attualmente vale quanto l'intero market cap di Intel. Quest'uomo vale quanto un'azienda che ha letteralmente creato l'informatica nel mondo. Cioè, i microprocessori li dobbiamo a Intel. Jensen Huang, che negli anni 90 era un nessuno, oggi vale quanto l'azienda. Fa paura. Questa cosa fa paura, ragazzi. Vi dovrebbe spaventare come spaventa me, perché Nvidia è a un livello cosmico. I suoi ingegneri sono milionari, plurimilionari, perché hanno pacchetti di azioni Nvidia. È spaventosa sta cosa. Intel si deve riprendere. Sempre parlando di Jensen, avremo il piacere di vederlo sul palco del CES 2025 ad annunciarci cosa? Le nuove RTX 50. Specificatamente si parla di 5090 e 5080, che alla fine 80 e 90 sono sempre quelle che vengono utilizzate come cavalli di battaglia per poter appunto presentare le nuove generazioni in maniera più completa possibile, essendo i chip più grandi e larghi, e a quanto pare appunto le vedremo al CES quest'anno, e questa è una buonissima notizia visto che noi ci andiamo e quindi ce la godremo dal vivo. Ovviamente vi porterò tutti i video del mondo a riguardo e se riesco provo anche a metterci le mani sopra. Ovviamente si parla delle 6:30 del 6 gennaio, quindi un giorno prima dell'inizio del CES. In Italia sarebbero tipo le 9:30 del mattino. Bene, perché gli anni scorsi gli annunci di Nvidia, AMD e Intel sono sempre arrivati talmente prima della fiera che ogni volta era un casino nero coprirli, perché o ti davano il materiale in anticipo oppure dovevi praticamente lavorare in aereo, e vi assicuro che col jet lag e la stanchezza d'aereo non è semplice fare quel tipo di contenuti. Giuse, che mi ha assistito al CES dell'anno scorso, lo sa bene. Stavamo morendo. Ho bevuto più caffeina in quei giorni che altro. Ma basta marketing, passiamo a qualcosa che non lo è, ma presentato Der Bauer, PM delle schede madri di Asus. Asus NitroPath, che è una nuova tecnologia che ci ha presentato Der Bauer nel suo video dedicato, che praticamente migliora quelle che sono le condizioni di utilizzo delle RAM in termini di frequenza, semplicemente con una piccola modifica strutturale molto importante. Praticamente, come potete vedere qua, gli slot convenzionali hanno questa forma per la trasmissione alla CPU, con questa piccola parte di metallo, un po' un'antenna praticamente, che rimane sporgente dallo slot. Mentre questa nuova versione di NitroPath praticamente fa questa piccola curva ed elimina appunto questa piccola sporgenza extra inutile, andando quindi a migliorare che cosa? Le interferenze effettive tra i banchi di RAM. Questa cosa vale principalmente per le schede madri con 4 slot di RAM, non quelle con 2, in quanto le interferenze derivano principalmente dal fatto che, anche se non occupati i 4 slot di RAM effettivi, vanno ad avere alimentazione dalla CPU, andando quindi a generare poi tutte le cose che ne derivano, e questo fattore crea interferenze. Nel suo video Der Bauer dimostra che andando a utilizzare NitroPath su una nuova scheda madre, effettivamente l'8700G fosse in grado di passare da 8200 megatransfer, 8200 MHz, a appunto 8600, semplicemente con le stesse RAM e stesso processore, ma allocate su una nuova scheda madre che appunto includesse la tecnologia NitroPath di Asus. Molto interessante. Personalmente mi sono informato con altri brand, come per esempio MSI, per chiedere se avessero una tecnologia simile da esporre.
informi, però effettivamente non sono stati in grado di darmi una risposta sicura al momento. Però ad ogni modo c'è da dire che effettivamente anche le loro schede madri annoverano delle velocità simili, raggiungibili anche più di 9000 MHz in realtà, anche grazie alle nuove tecnologie delle RAM CUDIM, che effettivamente dovrebbero aiutare sotto questo punto di vista. Staremo a vedere un pochettino come se la cavano. Ad ogni modo 400 MHz gratis non fanno mai male, poi vedremo se effettivamente portano dei benefici nel mondo del gaming, del lavoro o altre cose. Uno dei giochi più importanti della storia sta arrivando finalmente su PC dopo quasi 10 anni. Sto parlando di Red Dead Redemption. Il 29 ottobre infatti su Steam uscirà il primo titolo della saga, che ci è stato negato assieme all'espansione DLC basata su un mondo invece alternativo zombie, Undead Nightmares. Questo è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Penso di avere almeno 500 ore su Xbox 360, veramente sbloccato tutto, giocato con amore proprio, ma ci sono due cose che veramente mi fanno un po' arrabbiare. Uno è il prezzo. Stiamo parlando a distanza di quasi 10 anni di 50 euro per un gioco che effettivamente non annovera neanche se sia una remastered o meno, non si sa niente. Però un'altra cosa che effettivamente mi fa pensare che potrebbe esserlo, ma al tempo stesso mi fa un po' irrigidire, è che, ragazzi, guardate le specifiche consigliate. Questo gioco girava su PS3 e su Xbox 360. Com'è possibile che richieda una 2070, che è infinitamente più potente dell'hardware di cui disponevano queste console, per girare? Spero che questi consigliati non siano riferiti al 1080p, perché sarebbe assolutamente assurdo, a meno che, ripeto, questo gioco non sia stato modernizzato con tutte le tecnologie moderne e quindi magari non includa anche un aspetto come banalmente il ray tracing. Ma dubito, perché ci avrebbero fatto un fortissimo marketing a riguardo. Ad ogni modo, staremo a vedere. A me convince poco, però è uno dei miei titoli preferiti di sempre, quindi appena scenderà un pochino magari lo recupero. Ma passiamo alla rockstar della giornata, Ryzen 7 9800X 3D. Finalmente sappiamo qualcosa anche del lato prestazionale. Prima di tutto, breve introduzione. I 9800X 3D non sono che la generazione 9000 a cui viene applicata la 3D V-Cache, ed è una tecnologia veramente interessante per i gamer, perché va a migliorare nettamente le prestazioni di processori praticamente uguali, semplicemente aggiungendo questa cache larghissima di 104 mega totali tra L2, L3 e tutto quanto. Questa tecnologia esiste già da due generazioni, e il 5800X3D e le altre versioni dei 5000 hanno fatto faville ai loro tempi, seguite poi dal 7800X3D, e il 9800X3D sembra essere sulla stessa strada. Abbiamo infatti un primo leak da Cinebench fatto da HXL, noto leaker per quanto riguarda l'ambito di appunto AMD, e i risultati sembrano essere molto interessanti. Per quanto riguarda le performance, in realtà arrivano da quest'altro ragazzo che si chiama Code Commando su Twitter, ex come volete chiamarlo, e abbiamo un 9800X3D che performa un single core di 2145 punti, accompagnato dal single core del 9950X3D di 2245 punti circa. Ora, questi risultati sono alti. Se prendiamo questi risultati di Cinebench riportati da Videocards, possiamo vedere per esempio come il 9800X3D vada solo poco sotto al 9700X. Però vi ricordo, metto subito le mani avanti, che gli X3D in questi ambiti tendono a sottoperformare particolarmente, per poi riprendere ampio terreno nel mondo reale, soprattutto quello del gaming. Quindi di per sé la differenza da analizzare è più che altro quella rispetto appunto al 7800X3D, che come potete vedere è veramente, veramente ampia. Se questa cosa si riflettesse nel mondo del gaming, vorrebbe dire che il 9800X3D sarebbe effettivamente un processore molto, molto, molto interessante, anche rispetto ovviamente alla generazione 9000, che invece è stata un pochettino dubbia. Diciamo che il 9800X3D ha una forte possibilità di fare tanto per uno specifico motivo. Zen 5 attualmente non ha ancora beneficiato del fatto che abbiano ridisegnato praticamente il packaging del processore, andando ad allargare per esempio la zona dei core e altre modifiche strutturali che hanno ridotto il numero di cose inutili al suo interno, e questo potrebbe appunto migliorare le prestazioni finali dei processori. Con Riccardo abbiamo trovato un video che parla appunto di queste modifiche strutturali, se volete recuperarlo ve lo lascio giù in descrizione, comunque molto molto interessante, perché concettualmente lascia strada libera a, appunto, processori come il 9800X3D per avere degli incrementi prestazionali molto validi. Ora, ovviamente il Cinebench potrebbe essere molto generoso, però effettivamente già staccarsi di così tanto dal 7800X3D, che dà filo da torcere a entrambe le nuove generazioni di Intel AMD, può essere molto valido, soprattutto perché così almeno si inizia a dare un po' di senso a ste 870 che per adesso sono del tutto insignificanti. Qui sotto un piccolo riassunto con appunto il 9800X3D che si dovrebbe attestare sui 104 mega di cache 8 core, il resto non lo sappiamo, con poi un teorico 9600X3D molto molto simile, 6 core 102 mega, fino ai 144 invece del 9950X3D, in linea con quelle che poi sono le generazioni precedenti. Staremo poi a vedere un pochettino come si posizioneranno questi processori più che altro in termini di prezzo, perché attualmente 7800X3D su Amazon costa circa 500 euro, non è poco, insomma, vediamo un attimino. Passiamo
Passiamo invece un pochettino a parlare di schede madri. Sono uscite le nuove Z890 ieri con l'annuncio di Intel e anche NZXT ha annunciato le proprie schede madri che usciranno nel Q1 del 2025 esattamente come le X870. Queste sono delle grafiche che le rappresentano, sono molto simili esteticamente a quelle delle generazioni precedenti, con però questo effetto che non so se mi convince della parte inferiore appunto che copre chipset e altre zone, che praticamente sembra una serranda sembra una tapparella dei film americani. Devo essere onesto, NZXT non sono sicuro mi piaccia. Non sono assolutamente sicuro mi piace, soprattutto su questa N9, che è il modello, diciamo, flagship, c'è questa barra di RGB. Non so, le devo vedere dal vivo, magari al CS gli do un'occhiata se ci saranno. Però, devo essere onesto, sono quantomeno complicate da vedere. Sì, assolutamente, un'estetica molto, molto strana. NZXT è sempre stata un po' più minimal, un po' più solenne. La nera rende un po' meglio, secondo me, perché cancella un po' di più questi dettagli rigati. Mi ricordano, non lo so, la camicia di un marinaretto o una roba del genere. Cioè, non so. Invece lato schede madri volevo farvi vedere che Colorful ha annunciato una lineup di Z890. Non riguarda il nostro mercato, però volevo farvela vedere perché oggettivamente guardate qua che bella lineup di schede bianche, tutte completamente bianche fino al PCB. L'unica cosa nera qua sono veramente pochi dettagli. Devo dire sono veramente carine, sono delle schede madri veramente molto interessanti dal punto di vista estetico, proprio belle. E niente da dire, le caratteristiche ovviamente sono molto in linea con quelle del mercato, forse anche qualche fase in più per la fascia alta rispetto alla situazione invece di MSI e Asus. Carine, supporto alto, il supporto leggermente più basso per quanto riguarda le RAM, classica PCIe 5.0. Sarei curioso di vedere le parti invece per quanto riguarda l'input output, però devo dire, lineup veramente figa. Per concludere questo video, come ogni volta vi ho promesso che vi avrei suggerito un gioco e oggi ve ne suggerisco uno culturalmente molto rilevante. Il gioco di oggi è Squirrel with a Gun, sì, scoiattolo con una pistola. Un gioco in cui sarete un personaggio enigmatico e veramente molto complesso, con una sfaccettature psicologiche, rappresentato dal fatto di essere un scoiattolo con appunto una pistola. Rapinate la gente, andate in giro per la città, terrorizzate la popolazione, fate quello che volete, siete uno scoiattolo con una pistola, niente da dire. Molto bene, giocatelo, è su Steam e oltretutto dovrebbe essere in sconto in questo periodo, quindi detto questo ragazzi, queste erano le notizie della settimana per quanto riguarda il nostro More Than News. Noi ci vediamo ovviamente ad un prossimo video, ricordatevi di lasciare like, commento e iscrizione per supportare questo canale, per aiutarmi a diffondere al meglio i video, e noi ci vediamo al prossimo. Voi state su More Than Tech, sana usa.